Alberto, faccio il direttore di produzione per Live Nation da circa una decina d'anni. È una produzione grossa, secondo me, di effetto. Sono 12 camion di materiale. Noi siamo, diciamo, in tour attorno ai 55 tecnici più camionisti, band e artisti. È un montaggio di circa 7-8 ore. Montiamo in simultanea cose diverse. Milano è la prima, diciamo, che abbiamo fatto come un montaggio vero e proprio. Siamo entrati la mattina e la sera abbiamo avuto il concerto. Mattina alle 6:30, una volta finito di scaricare, abbiamo sicurezza di una delle società di pattinaggio coinvolte all'interno di questo cantiere. Il totale mi sembra che siano 84 pacchini e 4 carrellisti, quindi mulettisti. Sono Ivan Morandi, sono sul tour di Eros Ramazzotti. Il concetto generale di questa cosa è basato sull'origami e sulla dinamica di grossi pezzi. Chi ha delle grosse aspettative, delle grosse esigenze. Comunque è stata una bella esperienza, sono stanchissimo. Abbiamo lavorato come dei pazzi per 2-3 settimane ormai. Eros è un artista internazionale, quindi è molto esigente, il livello deve essere molto alto, anche perché lui è bravissimo, ha un'intonazione pazzesca, non si può sbagliare con Eros. Però ho la fortuna di avere una band di musicisti top, stratosferici. Ho iniziato con lui nel 95. Fare un pezzo come Fuoco nel Fuoco, una versione latina, o trasformare cose della vita, o maneggiare un attimo di pace. Io mi sono divertito molto, è stata tosta. The thing that I remember most about Eros is how he is with his fans. More than most other artists, he's really kind to him. I remember during one rehearsal where he had fans coming off the street that were just so excited to meet him, and he let them listen to what we were doing at the time. That's very rare to find someone that's that genuine and open. Pretty cool. L'aspetto che viene fuori di Eros, che a me diverte tanto, è che sul palco fa morire dalle risate, cioè molto simpatico, e addirittura le prime date che abbiamo fatto mi distraeva questa cosa, perché ero lì a guardarlo mentre faceva delle mosse divertenti. Ogni volta quando si va quando si sale sul palco, lui trasmette molta serenità, siamo molto molto rilassati e ognuno dà il suo, ma con una serenità e una scioltezza pura. I had done the record release party and I was asked to come back and do the tour. You know, it's really kind of wonderful to see that, you know, artists has been around as long. You see such young fans, you know, like younger fans and older fans out the scene. It's almost like the Rolling Stones or something. This is my second tour with Eros. The only thing that shocked me night after night is no matter where we were, whether it was in Italy, Germany, Switzerland, Russia, all the fans drowned out Eros singing. No matter what language was their native language, they would be singing in Italian. I was stunned. Nascondersi, noi, è una parola importante. Racchiude la forza dello stare insieme, dell'unione. È un momento molto particolare per l'Italia, per il mondo, per cui aiutarsi e darsi una mano e stare insieme, aiutare chi ha bisogno è importante. Noi dà proprio questa immagine, è una parola molto corta ma forte. Rispetto al passato, quali sono le novità che segnano un po' questa tua quarta rinascita?
Le novità, ho cambiato casa discografica, l'agenzia che mi fa il tour. Ho una figlia giovane, una compagna giovane, per cui sono ripartito alla grande. Speriamo di tenere questo ritmo, perché è comunque importante, no? Mantenerlo. Vecchie canzoni, grandi successi, ma anche canzoni nuove che segnano una scaletta che poi ha fatto sì che per il momento il tour abbia segnato il tutto esaurito. Come l'avete costruita? Come avete messo insieme brani che poi costituiscono le 2 ore oltre di spettacolo? Abbiamo tolto tante canzoni importanti, purtroppo, ma ho preso quelle, diciamo, altrettanto importanti che hanno fatto la storia della mia carriera, per cui ho preso un po' di quelle e un po' di quelle nuove che sono state molto apprezzate nell'ultimo disco, per cui non è stato così facile, perché dovrei fare almeno 4 ore di spettacolo con le canzoni che ho, ma è buono, è un segno positivo. Una delle nuove a cui sei particolarmente legato? È quella a cui sono legato è Una tempesta di stelle, anche perché c'è dentro la voce di mia figlia. Questa è la canzone che rappresenta più questo disco e il mio cambiamento. Il tour toccherà proprio una parte dell'America Latina. Che tipo di pubblico è quello dell'America Latina? Sono molto latini, sono molto italiani, spagnoli, come mentalità, come apertura. Sono tanti anni che faccio il Sud America, per cui mi piace l'idea di ritornare e di riabbracciarli. Io cerco di insegnare le cose più importanti, no? Per cui il rispetto per l'ambiente, per le persone, per la gente, per tutto quello che le circonda. Poi dopo sono loro che fanno la loro vita, no? Questo tour porta in giro 100 persone, fa lavorare altrettante persone sui posti dove vado. Per cui la musica dà tanto. E poi è importante proprio, senti che silenzio che c'è, manca la musica, per cui è fondamentale.